Vivere per lavorare o lavorare per vivere? So che questa frase, so che questo titolo del video di oggi potrà ricondurre noi esseri umani, o meglio noi italiani, a quel bellissimo brano musicale firmato dal gruppo chiamato Lo Stato Sociale, che si intitola Una vita in vacanza. Ma oggi però ho intenzione proprio di rispondere a tale interrogativo cruciale, spinto proprio da questa canzone che io reputo, che io considero bella, simpatica, frizzante, affascinante, garbata, graziosa, proprio perché mi sta a cuore dare una mia opinione e diffonderla su YouTube Italia. Ebbene, vivere per lavorare o lavorare per vivere? Beh, io a tale interrogativo vi posso, o meglio, ti posso solo rispondere con la risposta che è lavorare per vivere. Cioè, io vado al lavoro perché voglio e devo vivere. Il lavoro mi serve, tra virgolette, per pagare le bollette, per togliermi gli sfizi che voglio, ma soprattutto per continuare a vivere e soprattutto per continuare a fare i video che stai vedendo. Se invece preferissi utilizzare, o meglio accettare la frase vivere per lavorare, allora la mia vita sarebbe un autentico inferno. Perché? Perché vivrei solo per il lavoro. Invece, se un giorno lavorerò, lavorerò per vivere, perché in questa maniera qua, grazie al lavoro, io potrò continuare a essere su questo pianeta. Io potrò continuare a essere tra i viventi e non andrò a finire sottoterra e non andrò o inumato o tumulato, cremato, come già detto ampiamente e ad abbondanza negli altri miei video presenti in questo canale di YouTube, non la voglio fare. Io la cremazione, infatti, lo dico tranquillamente, seriamente, non la voglio fare. Il mio corpo si dovrà andare a decomporre in maniera automatica. Si scioglierà, potrà puzzare, quello che vi pare, che poi la puzza non si sente perché rimane dentro un ambiente al chiuso, quindi non capisco quale puzza molti sostengono a dire. Ma detto questo, ma andando, diciamo così, avanti nel discorso, io preferisco lavorare per vivere. Io voglio lavorare un giorno per far sì che continuerò a vivere grazie al fatto che il lavoro mi dà i soldi e grazie ai soldi posso comprare gli alimenti e l'acqua. Senza acqua, infatti, e senza alimenti, io, essere umano, non posso vivere, non posso continuare a vivere. Invece, grazie al lavoro che mi dà i soldi, che mi dà la pecunia, io posso vivere una vita, io posso vivere un'esistenza, io posso quindi continuamente fare video, video che vanno a illuminare il mio pubblico, video che vanno a svegliare le coscienze, video che vanno a svegliare soprattutto i cervelli di noi esseri umani. Questo è il concetto che va fatto capire. Se invece, ripeto, avessi preferito vivere per lavorare, significa in buona sostanza che la vita di un essere umano si basa solo sul lavoro, cioè che io praticamente vivo per il lavoro. Quindi non è che vivo per me stesso o per i miei affetti o per i miei iscritti di YouTube, per esempio, o per quelle persone che vogliono svegliarsi, che vogliono terminare in questa, chiamiamola, dormiente società attuale in cui viviamo, ma significa appunto vivere solo per il lavoro. E invece questo lo reputo sbagliato. E quindi alla domanda, tu Leandro di Roma preferisci vivere per lavorare o lavorare per vivere? Beh, sicuramente la seconda, lavorare per vivere. Lavoro bene,
con il lavoro che ho, percepisco un eventuale stipendio, un eventuale salario. Grazie a quel salario mi posso andare a comprare il cibo e l'acqua, le bevande. E grazie al cibo e all'acqua io vivo, ma senza cibo e senza acqua io morirei. Ed ecco quindi che è essenziale lavorare per vivere. Termino facendo però una precisazione, non tanto l'acqua, perché l'acqua la possiamo avere in ogni dove. Basta girare per le città d'Italia, nei piccoli centri, ma anche a Roma, a Milano, ci sono le fontanelle, no? A Roma ci sono i cosiddetti nasoni, che si occupano di fornire acqua a più non posso, che scorre continuamente. Basta andare nei bar, che mi dà un bicchiere d'acqua del rubinetto, il barista provvede a darlo e io cliente, io avventore, non devo pagare nulla, me lo dà gratuitamente, perché l'acqua è un bene sì, prezioso, ma è un bene di tutti, pubblico, e non è ancora tassato, tra virgolette, a livello di bene per eccellenza che dà la vita a noi esseri umani. Discorso diverso, gli alimenti siamo costretti a comprarli, gli alimenti sono costretto a andare al supermercato a comprarli grazie ai soldi, e se non avessi soldi, che farei? Non potrei comprare proprio un bel nulla, non potrei comprare quindi neanche gli alimenti. E quindi vivere per lavorare o lavorare per vivere, sempre e solo lavorare per vivere. Grazie al lavoro io vivo. Lavoro uguale soldi uguale cibo. Cibo uguale lavoro uguale soldi. Soldi uguale lavoro uguale cibo. Ecco, è sempre lì. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, un video breve rispetto agli altri, ai soliti, un saluto, iscrivetevi al prossimo video.